Nelle profondità della foresta amazzonica brasiliana, una congregazione si riunisce per l'adorazione notturna. Sono qui per lodare il Signore e ricevere un importante sacramento. Ma questi cristiani non bevono vino. Bevono uno degli allucinogeni più potenti al mondo. Il suono ritmico di un tamburo si diffonde nella foresta amazzonica dal villaggio di Fortaleza. È il canto di apertura di una cerimonia religiosa in parte sciamanica, in parte cristiana. 12 uomini che ricordano i 12 apostoli preparano un infuso sacro. Dopo aver pestato questi fasci di liane kaapi, li mettono a bollire con foglie di chacruna per estrarne gli agenti chimici principali. Gli sciamani dell'Amazzonia chiamano questa mistura ayahuasca, liana degli spiriti. Per la congregazione, invece, è il daime e rappresenta il sangue di Cristo. Il principio attivo è la dimetiltriptamina, o DMT, un composto illegale in Brasile, che può essere consumato solo per scopi religiosi e non ricreativi. Mentre i fedeli intonano gli inni sacri, il potente narcotico raggiunge il sistema nervoso. Si vedono luci e ombre. Gli oggetti inanimati assumono un significato. I suoni sembrano avere un sapore e i colori un odore. Il DMT è un allucinogeno considerato altamente pericoloso in molti paesi. L'effetto è così dirompente che chi lo beve può sentirsi male di colpo nel giro di pochi minuti. Gli effetti collaterali degli allucinogeni sono principalmente psicosi, paranoia, flashback e suicidio. Eppure la vita di questa comunità religiosa è improntata alla famiglia, alla pace e a una profonda spiritualità. Non si registrano abusi di alcol o stupefacenti. L'ayahuasca è accettata perché i seguaci del Santo Daime non la considerano affatto una droga. Per loro è un vero e proprio sacramento. Fortaleza è una delle oltre 100 parrocchie brasiliane del Santo Daime. La comunità è composta da circa 30 fedeli che condividono il loro cibo e vivono a contatto con la natura. Il fulcro di questo culto è la sostanza da cui prende il nome. Il daime. Saturnino, l'anziano della comunità, spiega che lui e i confratelli lo bevono per raggiungere l'illuminazione. Il Santo Daime è la dottrina del cammino interiore che porta a conoscere se stessi e a rendersi conto del valore di ciò che si possiede. Ci aiuta a guardarci dentro. L'americano Lou Gold è giunto qui 8 anni fa in cerca del proprio cammino interiore ed è convinto di averlo trovato grazie al daime. Parlando di sostanze in generale, le uniche che assumo sono quelle che mi insegnano qualcosa, proprio come il daime.
Il principio attivo del daime, il DMT, altera profondamente la percezione dell'individuo rispetto a ciò che lo circonda. Il DMT, come la maggior parte degli allucinogeni tradizionali, rimuove i filtri che il cervello si autoimpone. Perciò, chi lo assume ha improvvisamente accesso a migliaia di informazioni generalmente bloccate. Per Lu, questa nuova consapevolezza è una porta verso l'illuminazione spirituale. Hai la sensazione di poter accedere ai segreti dell'universo. È come se entrassi in contatto con il maestro supremo di tutti i maestri. Per moltissimi cristiani, l'uso di un allucinogeno non rientra nelle pratiche consentite. Ma per i seguaci del Santo Daime è parte integrante della vita religiosa. Il tabù del Santo Daime è imposto dall'esterno. Noi ne siamo stupiti, intrigati, affascinati. Ma per chi pratica questo culto da generazioni, il Daime rientra nella routine quotidiana. Qui anche i bambini bevono il daime. Le dosi sono limitate e controllate scrupolosamente. Tuttavia, per la maggior parte delle persone, dare un allucinogeno a un bambino è impensabile. Per i fedeli di Fortaleza, invece, sarebbe strano il contrario. In questa dottrina, preparare il daime ai bambini è la norma. Altrimenti, come potrebbero gli adulti praticare una religione vietata ai figli? E come potrebbe una madre partecipare a un rito senza la figlia? I contestatori hanno chiesto allo Stato di bandire questa usanza, ma gli studiosi della Chiesa del Daime non hanno riscontrato pericoli per i minori. A mio parere, lo Stato ha il diritto di impedire ai genitori di esporre i figli a un pericolo, anche se rientra in una pratica religiosa. Non esistono però prove concrete che i giovani adepti brasiliani del Santo Daime siano penalizzati rispetto ai coetanei. Alcuni sviluppano abilità superiori. Tecnicamente il DMT è illegale in Brasile, ma i daimisti hanno ottenuto il placet del governo per consumarlo e darlo ai bambini, dato che la sua nocività non è stata dimostrata. In più, è un sacramento religioso. Il governo brasiliano ha stabilito che somministrare il daime ai bambini o alle donne incinte rientra nella libertà religiosa e nel diritto di educare i figli nel rispetto dei propri valori. La Chiesa del Santo Daime fu fondata da Raimundo Irineu Serra nel 1950. Serra conobbe la ayahuasca grazie agli sciamani dell'Amazzonia. Dopo aver passato 8 giorni nella giungla a bere ayahuasca, ebbe una visione di Maria Vergine, che gli affidò il compito di istituire una nuova religione. Oggi il Santo Daime, nato dal sincretismo fra cattolicesimo e sciamanesimo, è diffuso anche negli Stati Uniti e in Europa. Il Santo Daime segue un proprio calendario. E oggi ricorre una delle solennità più importanti, la nascita di San Giovanni. Alcuni membri della comunità preparano la chiesa. Altri raccolgono le liane e le foglie sacre per miscelare il daime. Stasera tutti berranno e pregheranno in preda alle allucinazioni fino all'alba. A Fortaleza, nella foresta amazzonica brasiliana, la congregazione del Santo Daime si riunisce per celebrare la nascita di San Giovanni. Maria, posso dire il suo peccato? Rogai a Deus por nós, que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
La cerimonia è un misto di tradizione cristiana e rituali sciamanici. Il cuore del rito è un allucinogeno amazzonico, la ayahuasca, che la comunità chiama Daime e ritiene sia il sangue di Cristo. Per Lou Gold, il Daime segna l'inizio di un'esperienza spirituale che durerà tutta la notte. Credo che il Daime sia un passaggio, una porta che apre infinite possibilità. Lauren è un'artista 25enne venuta dalla Colombia appositamente per provare il Daime. Questa è la sua prima volta. Sono qui per provare. Non l'ho mai assaggiato prima. Appena iniziano i canti, il gruppo inizia a percepire una forte sensazione di armonia. I daimisti chiamano questa preghiera comunitaria Kohenshi. Il Kohenshi è come la corrente di un grande fiume. Quando ti immergi, ti trascina con sé. Questo rituale serve a generare un'ondata di energia collettiva. Se tutti partecipano, riescono a elevarsi all'unisono. Una volta raggiunto il Kohenshi, il gruppo conquista un nuovo livello di conoscenza. Perdona le mie colpe con il tuo santo amore. Perdona le mie colpe, confesso i miei peccati e riconosco le mie colpe. Lauren è profondamente commossa. Non riesce a trattenere le lacrime. Piangevo perché era qualcosa di stupendo. È stato un momento davvero esplosivo. Per la congregazione di Fortaleza, l'uso di un narcotico utilizzato dagli sciamani non serve a provare nuovi brividi, serve a cercare Dio. I seguaci del Santo Daime non considerano la ayahuasca uno stupefacente, ma il cammino verso il divino. Non la classificano come droga, non diranno mai assumo droghe durante un rito religioso, ma solo bevo il Daime. Il Daime è il maestro supremo di tutti i maestri, è il legame diretto con Dio. Pur essendo illegale, dal marzo del 2009 la ayahuasca può essere assunta legalmente dai seguaci del Santo Daime perché rientra nel loro culto. La decisione è stata presa dopo che i medici americani non hanno riscontrato nei daimisti alcun danno di natura psicologica. Ho esaminato personalmente i membri della Chiesa del Santo Daime e ho avuto un'impressione molto chiara. L'assunzione di ayahuasca come sacramento non ha controindicazioni. È un uso della sostanza che non comporta effetti collaterali. Le prime luci dell'alba rischiarano la foresta. A Fortaleza, la notte di San Giovanni sta per concludersi. A poco, i fedeli tornano alle proprie case. Per Lu, questa notte ha rappresentato un'altra pietra miliare nel cammino verso l'illuminazione. È stata una trasformazione meravigliosa, uno sviluppo, una crescita. Ero senza parole, nonostante l'età sono rimasto sveglio tutta la notte. Per Lauren, invece, la prima esperienza del rituale del Santo Daime è stata semplicemente toccante. Era tutto stupendo, così intenso, anche i colori. Non riuscivo nemmeno ad aprire gli occhi. E quando li ho aperti, ho visto la bellezza pura. Ho acquistato una nuova sensibilità e un nuovo punto di vista.
Come droga occasionale, l'ayahuasca è illegale e proibita. Ma quando diventa parte di un sacramento, i devoti chiedono di essere dispensati e protetti dalla legge nel nome di Dio.